Nelle letture di oggi vorrei cogliere una doppia suggestione dal libro del profeta Geremia, la prima lettura, e dal Salmo 50, il Salmo responsoriale. Nel libro del profeta Geremia troviamo un'immagine molto potente, Dio che si impegna a una nuova alleanza in cui la legge verrà scritta dentro i cuori. Dio si impegna a scrivere la legge dentro i cuori. Questa stessa immagine è ripresa nel Salmo 50 sotto forma di invocazione a Dio, in cui è il fedele che chiede a Dio: crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. E quindi si chiude il cerchio. Dio si impegna a scrivere la legge nei cuori, il fedele chiede a Dio di rinnovare il suo cuore. Questa immagine, trasposta sul piano educativo e didattico, ci dà un'indicazione molto forte, cioè l'idea di dover puntare su ciò che è capace di lasciare un segno dentro. Anche il termine insegnare richiama l'etimologia latina insegnare. Lasciare un segno dentro. E questo è importante da più punti di vista. Prima di tutto, fare cogliere alle persone il potenziale trasformativo, esistenziale di ciò che apprendono. Non si tratta solo di nozioni, contenuti culturali o, con un termine oggi in voga e che a me piace decisamente poco, saperi. C'è il sapere, c'è la sapienza, non i saperi come cose. E quindi questo è il primo compito dell'insegnante: far cogliere le assonanze, le risonanze nei mondi vitali di ciò che ciascuno apprende. La seconda caratteristica di questo scrivere dentro i cuori di cui leggiamo oggi nelle letture si può cogliere attraverso l'idea della motivazione degli studenti. Gli studenti devono essere motivati ad apprendere, ma motivati è importante soprattutto attraverso motivazioni intrinseche, la gioia e il gusto per ciò che imparano, non tanto attraverso motivazioni estrinseche tipo i voti o gli esami. Certo ci saranno anche i voti, certo ci saranno anche gli esami, ma prima bisogna cercare la cultura per se stessa, per il gusto che dà il fatto di apprendere.